SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La Lega Romagna punta il dito contro i vecchi bus che circolano sul territorio. Troppi e inquinanti, affonda il consigliere regionale Pompignoli. Secca la risposta di Start Romagna, che in una nota spiega che i veicoli più vetusti saranno sostituiti entro il 2020 come imposto dal piano aria. Il sindacalista Paolo Giglioli, ex dipendente di SEAF, società di gestione dell'aeroporto di Forlì, fallita nel 2013, ha presentato denuncia contro la curatrice fallimentare. Una cifra importante, 1 milione di euro, sarebbe stata riservata ai lavoratori della vecchia società, ma il denaro non è mai stato ricevuto. Dopo la riqualificazione di Piazza della Libertà, a Cesena continua il restyling del centro storico. Il comune ha annunciato che il quarto lato di Piazza del Popolo sarà pronto in primavera, con alberi, seduti e una maestosa opera in bronzo al centro. Il progetto è finanziato da Conad. L'ospedale Bufalini di Cesena è un'eccellenza per quanto riguarda la gestione dei traumi. Per studiare le tecniche usate nel nosocomio è partito il primo master italiano sulla chirurgia d'urgenza e sulla gestione del malato critico, che fornirà ai partecipanti conoscenze sia teoriche che pratiche. Si avvicina la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra domenica. I carabinieri di Ravenna hanno presentato un vademecum su come riconoscere una vittima e quali sono gli indirizzi utili, oltre a consigli e informazioni su come chiedere aiuto. Calcio, il Forlì di Stefano Protti giocherà sabato in anticipo contro la corazzata Matelica. La capolista del girone F di Serie D è un avversario temibile, ma il tecnico non vuole partire già sconfitto. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. La Lega Romagna punta il dito contro i bus vecchi e inquinanti. Sono troppi e non rispettano le regole, dicono dal Carroccio. Secca la replica di Start Romagna. Vediamo. Dopo che abbiamo fatto l'accesso agli atti in Regione Emilia-Romagna, abbiamo visto che effettivamente molti, anche la stragrande maggioranza degli autobus, sono fuori norma. È netta la Lega Romagna nel puntare il dito contro i bus troppo vecchi e inquinanti. Alla faccia della mobilità sostenibile, prosegue Pompignoli, che in sostanza critica i provvedimenti della Regione Emilia-Romagna. Se la Regione Emilia-Romagna, da un lato, con il piano dell'aria ha stabilito determinate vicissitudini in ragione alla diminuzione delle PM10, oggi siamo assolutamente fuori regola, fuori norma. Quindi c'è un impegno, speriamo che questo impegno poi si tramuti in una via di fatto nel diminuire ovviamente le emissioni dannose. Senta, si è tanto parlato di blocco degli Euro 4, alla fine si è ottenuto un rinvio. Voi come avete vissuto questa proposta da parte della Regione? Beh, diciamo che noi siamo stati i primi a chiedere questo rinvio perché ci sembrava un rinvio di buon senso, anche perché molti cittadini si sono trovati dal giorno alla notte a dover applicare una misura iniqua. Sul tema è poi arrivata a stretto giro di posta anche la replica di Start Romagna, che ricorda come il piano aria integrato regionale imponga la sostituzione dei veicoli più vetusti entro il 2020 con uno stanziamento di 160 milioni di euro. Entro quella data, sostiene l'azienda di trasporti, saranno rottamati tutti i mezzi pre-Euro 3. Start Romagna infine ha sottolineato come l'attuale percentuale di bus a metano, pari a circa il 21%, salirà a 26% l'anno prossimo.
La cronaca sul nostro portale TR24.it. Un comando di 5 persone si è introdotto in una sala slot di Rimini pestando e sequestrando il dipendente e fuggendo con un bottino quantificato in decine di migliaia di euro. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì attorno alle 3, la notizia è emersa questa mattina. Secondo quanto appreso, il primo malvivente è entrato da solo alla Terribella di via Flaminia a Miramare fingendosi cliente e sbloccando la porta di ingresso. I complici, tutti col volto travisato, hanno immediatamente minacciato l'unico addetto presente, armati di piede di porco e facendosi consegnare il fondo cassa di circa 6.000 euro. Non paghi, gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Non ho le chiavi, ha risposto la vittima, che è stata prima picchiata e poi legata e infine rinchiusa in uno sgabuzzino. I malviventi hanno quindi scassinato le macchinette portandosi via denaro pari a circa 20-30.000 euro e poi fuggendo con la Fiat 500 del dipendente. Solo dopo circa 2 ore l'uomo è riuscito a liberarsi a dare l'allarme. Sul posto è arrivata la polizia e poi la scientifica che ha eseguito i rilievi. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona. 8 milioni, pensate, di uova scadute sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Bologna durante una serie di verifiche nell'ultima settimana in provincia di Ravenna. I controlli di tipo amministrativo-sanitario sono stati effettuati in diverse realtà del settore avicolo. Le verifiche hanno interessato la produzione, la distribuzione e il valore del prodotto sequestrato è di circa 400.000 euro. Una cifra importante riservata ai lavoratori della vecchia società dell'aeroporto di Forlì, SEAF, ma bloccati e mai ricevuti. Una vicenda che ha fatto partire una denuncia verso l'ex curatore fallimentare. Una cifra che sfiora il milione di euro, soldi bloccati che dovrebbero andare agli ex lavoratori della SEAF, la società di gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, fallita nel 2013. È quanto si legge sul Resto del Carlino. Secondo quanto riportato, il sindacalista Paolo Giglioli, ex dipendente della SEAF, ha presentato denuncia contro la curatrice fallimentare di SEAF, ritenendosi parte lesa e ipotizzando che la curatrice abbia commesso il reato di omissione di atti d'ufficio. Nella denuncia Giglioli spiega che esiste un fondo di solidarietà del trasporto aereo, composto da quote versate dai lavoratori, dall'azienda e da una percentuale sui biglietti venduti, amministrato da un comitato con sede a Roma e a sua volta gestito dall'INPS, che può rinforzare gli ammortizzatori sociali ordinari garantendo fino all'80% dello stipendio prefallimento. Giglioli ha quindi dichiarato che la curatrice fallimentare ha compiuto i primi passi per l'erogazione dei fondi, ma non ha mai inviato all'INPS i dati degli ex lavoratori che hanno diritto a ricevere l'integrazione, come richiesto dalla normativa. Le delibere sono 4, la prima riguarda 39 persone, la seconda 37, le restanti 2, 25. La cifra, come già ricordato, sfiorerebbe l'1 milione di euro disponibile e mai erogato ai lavoratori, con una media di 10.000 euro a testa. Giglioli si costituirà quindi parte civile in occasione di un eventuale dibattimento. Ci spostiamo a San Marino, torniamo sul nostro portale TR24.it. Il governo della Repubblica, a seguito del corposo aumento del debito del bilancio statale, che ora ammonta a 888 milioni, ha proposto la riduzione degli stipendi pubblici sopra i 1.500 euro. Il provvedimento potrebbe essere inserito nella prossima legge di bilancio e nasce dalle necessità di ridurre le spese dello Stato. La percentuale del decremento sarà proporzionale per ogni 500 euro di paga. Un dipendente pubblico che attualmente percepisce 2.000 euro a seguito della manovra potrebbe vedersi decurtarne 40. Secondo gli intenti del governo locale, tale riduzione potrebbe essere applicata allo stesso modo anche alle pensioni. I sindacati contestano la proposta e hanno deciso di concentrare le agitazioni nel mese di dicembre con una giornata di sciopero generale prima di Natale. Ci spostiamo ora a Cesena, il quarto lato di Piazza del Popolo sarà pronto in primavera. Questo quanto annunciato dal Comune che ha presentato ieri il progetto. I primi lavori partiranno già la prossima settimana. Ecco come si presenta oggi il quarto lato di Piazza del Popolo a Cesena. Così invece è come sarà in primavera.
Questo quanto annunciato giovedì in comune durante la presentazione dei lavori che puntano a dare un nuovo volto a quello che per il momento appare un angolo della piazza dismesso, utilizzato addirittura come una sorta di discarica a cielo aperto e che mira invece a diventare un luogo di incontro. Da qui il nome del progetto So Stare in Piazza, curato dal collettivo di architettura La Prima Stanza. Una quinta verde innanzitutto, perché abbiamo pensato a dei filtri verdi alti e bassi, quindi con dei carpini e con degli arbusti. Una quinta verde che è un po' anche una quinta urbana e domestica, perché è un salotto dove le persone possono ritrovarsi, sedersi e conversare, condividere. Una quinta verde scenografica, perché con un gioco di luci e un progetto illuminotecnico adeguato diventa anche manifesto della vita e degli eventi della piazza stessa. Al centro del nuovo spazio una maestosa opera in bronzo, il grande centauro di Augusto Perez, donato alla città da Alessandro Pieri. Il tutto finanziato da Conad, come stipulato nell'accordo che riguarda l'ampliamento del centro commerciale Montefiore. Nell'ambito di questo intervento sono riservati 250.000 euro per questo intervento di manutenzione qualitativa. Parliamo dei tempi, quando inizieranno i lavori e quando sarà conclusa il lato della piazza? La prossima settimana inizieranno i saggi di tipo archeologico e poi a partire da gennaio, subito dopo le festività, inizieranno i lavori veri e propri. Contiamo di concluderli, grazie alla committenza privata in questo caso, di poterli vedere conclusi entro la fine di marzo. E sempre a Cesena continuano a destare preoccupazioni le condizioni del campanile della chiesa di San Domenico in pieno centro cittadino, sul quale da diverso tempo sono apparse delle crepe. Crepe che, secondo alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola adiacente, si sarebbero allargate a seguito del terremoto che ha colpito la Romagna domenica scorsa. Il problema legato al campanile è già noto da tempo, come testimonia una lettera della soprintendenza alle belle arti inviata alla diocesi di Cesena-Sassi già nel 2017, nella quale si sollecitava ad avviare i lavori di messa in sicurezza. Un'altra lettera è partita dal comune pochi giorni fa, che ha chiesto rassicurazioni. Dalla diocesi, a quanto si legge dalle pagine del Corriere Romagna, fanno sapere di non aver notato nessun movimento. Ha preso il via ieri, sempre nella città malatestiana, il master di secondo livello sulla chirurgia d'urgenza e sulla gestione del malato cronico. Si tratta della prima esperienza universitaria italiana per professionisti dell'ambito medico. L'Università di Bologna si arricchisce di una nuova offerta didattico-formativa. Si tratta del Master Acute Care Surgery and Trauma, inaugurato oggi nella sala dell'ex macello e che è indirizzato a tutti quei professionisti della chirurgia che tendono a perfezionare le competenze in tale ambito. Il master si articola seguendo quelle che sono intanto le normative universitarie sui master di secondo livello in alcuni crediti formativi di tipo frontale, per cui affronteremo in 12 moduli gli aspetti più rilevanti relativi sia alla gestione clinica che organizzativa della chirurgia d'urgenza non traumatica e del trauma, quindi del paziente critico, con attenzione anche agli aspetti di carattere gestionale ed economico. Poi avremo dei workshop multidisciplinari con la partecipazione anche di esperti esteri, poi un live stage di 650 ore nella quale i nostri discenti potranno frequentare le strutture dell'ospedale Bufalini e riuscire a cogliere quella che è la gestione multidisciplinare del paziente. È interessante capire perché professionisti della medicina desiderano approfondire quella che è la realtà del trauma. È un argomento molto importante, gli incidenti stradali stanno aumentando, quindi i pazienti traumatizzati stanno aumentando e noi siamo orgogliosi perché probabilmente Cesena rappresenta un punto di eccellenza, quindi molta gente vuole imparare come noi stiamo organizzando anche a livello regionale, anche a livello macro, la struttura trauma. Domenica si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A questo proposito i carabinieri del comando provinciale di Ravenna hanno presentato in prefettura un vademecum per contrastare la violenza di genere.
Un vademecum per contrastare la violenza di genere, realizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, è stato presentato in prefettura. All'interno, spiegazioni su come riconoscere una vittima di violenza e gli indirizzi dei centri presenti in provincia, oltre a consigli e informazioni per chiedere aiuto. Sostanzialmente l'Arma, come le altre forze di polizia, vogliono in qualche modo, coscienziosamente, cercare di affrontare un problema connesso con la violenza di genere, che è un fenomeno trasversale. Per quanto riguarda il verificarsi di situazioni cliniche nella provincia, ci sono, vengono affrontate tutte molto attentamente, in particolare stretta sinergia con l'autorità giudiziaria e con gli altri apparati istituzionali che si occupano di questo fenomeno, come i centri antiviolenza, che nelle more della definizione della problematica magari accolgono le persone vittime di violenza in modo tale da isolarle rispetto al luogo in cui si è verificata la criticità. Il fenomeno qui non è, diciamo, preoccupante, anche se non bisogna mai, io dico sempre, abbassare la guardia, essere sempre attenti e cercare di prevenire. Ecco, la prevenzione è la cosa più importante. Le forze dell'ordine qui operano con la massima efficacia anche per quanto riguarda questa problematica. Il fenomeno è presente, come voi sapete benissimo, a livello nazionale, sono dei dati preoccupanti che continuano comunque ad essere preoccupanti, per cui queste iniziative ben vengono, sia a livello territoriale sia come quella avviata dalla Polizia di Stato a livello nazionale. L'opuscolo sarà distribuito nei 40 comandi dell'Arma della Provincia, alle associazioni di categoria, nei centri antiviolenza, alle ausl e ai comuni. Una sfida di creatività tra digitale e analogico si è svolta in questi giorni sulle rive del Rubicone a Savignano. Vediamo insieme di cosa si tratta. Che ruolo può giocare oggi la creatività, soprattutto in un mondo in cui siamo abituati a lavorare con il digitale? Voi da Milano siete giunti sul Rubicone per dimostrare che anche con l'analogico si può essere creativi anche nel 2018. Sì, la creatività ha bisogno sempre di spazi nuovi, ha bisogno di uscire dagli schemi, è per questo che noi abbiamo pensato di venire qui in riva al Rubicone, di fare un accampamento analogico e dall'altra parte del fiume un accampamento digitale. Abbiamo provato a lavorare su uno stesso progetto datoci da un cliente in maniera analogica e quindi con la carta, penna, pennarelli, andando in giro a parlare con le persone, cercando di avere stimoli, e invece dall'altra parte hanno lavorato con gli strumenti digitali. Volevamo dimostrare che non c'è un modo di lavorare solo digitale o solo analogico, c'è un modo di pensare che è creativo. Un team tra l'altro di giovani creativi, giovanissimi e anche stranieri, che sono venuti anche al di là del Rubicone. Sì. Ci sono purtroppo io che ho la barba bianca, ma il resto del team invece è molto giovane. Sono venuti anche due ragazzi da Parigi che lavorano in un'agenzia parigina digitale e che però per un po', con un po' di ironia, abbiamo voluto mettere nel gruppo analogico e si sono trovati benissimo anche in questa veste. Dalla tecnologia all'arte, una collettiva dedicata al paesaggio in mostra nel centro di Imola. Questo è quanto si potrà ammirare nella sala Gian Isola della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola fino al 3 febbraio. Fino al 3 febbraio prossimo al centro Gianni Isola di Imola si tiene la mostra Ultimi Paesaggi, un evento culturale realizzato dal Centro Documentazione delle Arti Moderne e Contemporanee della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. 42 artisti per l'esattezza sono del territorio romagnolo, sono molto rappresentati gli artisti del circondario imolese, siamo orgogliosi di avere contribuito anche quest'anno nel periodo natalizio a costruire un percorso in centro a Imola che possa dare, voglio dire, la possibilità ai cittadini imolesi di effettuare delle visite nel periodo appunto natalizio fino ai primi di febbraio. C'è il filo rosso, dunque il mostro si chiama Ultimi Paesaggi, c'è un titolo così un po' ambivalente, nel senso che si può intendere come ultimi nel senso cronologico, paesaggi realizzati recentemente, o come ultimi paesaggi prima di un disastro che speriamo tutti che non succeda, ma di cui ogni tanto abbiamo delle avvisaglie, insomma, per creare un titolo un po' leggermente attrattivo. Qui sono presenti opere di maestri che verso gli anni Ottanta erano già ampiamente affermati e forse anche sul finire della loro carriera, ma ancora con opere molto significative, e poi dopo di questi tutti gli artisti delle nuove generazioni. L'elemento unificante è l'attenzione alla realtà esterna.
Ancora news con le nostre brevi. Forlì, incidente sul lavoro questa mattina in uno stabile. Un operaio impegnato in alcuni lavori di manutenzione edile al terzo piano della palazzina è precipitato dalla tromba dell'ascensore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo è in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ravenna. Questa mattina in pieno centro, poco dopo le 7.15, un 43enne che percorreva la strada in bicicletta ha investito una donna 61enne. Nell'impatto entrambi sono caduti rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti soccorsi con due ambulanze e auto medica. Ingenti le ripercussioni sul traffico. Ravenna. 26 nuove telecamere verranno installate nella zona dei giardini Speyer nell'ambito del progetto Sicurezza Integrata, che prevede diverse tipologie di intervento. Videosorveglianza, potenziamento del presidio territoriale e incontri con gli studenti delle scuole dell'area. Cervia. Il TAR del Lazio ha confermato il primo provvedimento di decadenza contro Marina di Cervia respingendo i tre ricorsi. Il Tribunale, riconoscendo la validità di tutti gli atti concessori tra il Comune e l'ex gestore del porto, ha ribadito i gravissimi inadempimenti nella gestione dell'impianto cervese, condannando Marina di Cervia al pagamento di tutte le spese processuali. E la linea passa ora a Marco Rossi per gli aggiornamenti sportivi. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. In apertura il calcio, la 14ª giornata di Serie D nel girone F si apre con il big match tra Matelica e Forlì. Sabato alle ore 14.30 i biancorossi di Stefano Protti saranno al cospetto della capolista solitaria e l'imperativo per il tecnico è non partire già battuti. Prima settimana piena di lavoro per il neotecnico Stefano Protti a Forlì. Ad attenderlo al varco ora c'è il Matelica, la corazzata che sta dominando il girone F di Serie D. Oltre che sull'organico, il tecnico ha forgiato la mentalità per non lasciare nulla di intentato. Giochiamo contro la squadra indubbiamente più forte del momento, che ha un rullino di marcia impressionante e per come attacca, per come difende, perciò alla vigilia i problemi sono di andare a fare una partita che potresti sapere già di perdere. Non voglio che sia così. L'atteggiamento sarà cauto ma non rinunciatario. Voglio una squadra sì attenta, corta, ma che abbia la forza e la volontà di creare dei grattacapi alla squadra avversaria. Perché sennò diventerebbe un'agonia lunga e poi magari si perde uguale. Preferisco, tra virgolette, perdere ma avermi giocato tutte le mie armi che ho da giocare, logico, con una logica diversa, consapevoli che andiamo a giocare in questo momento con la squadra che batte tutti e perciò consapevoli che ci possa capitare anche noi, ma non lo voglio come mentalità prima di partire, di salire sul pullman. Passiamo ora ai motori. Sul nostro portale tr24.it, la truppa romagnola che affronterà il campionato del mondo di Superbike nel 2019 si rinvigorisce con l'arrivo di Alessandro Del Bianco. Il centauro cattolichino salta nella classe maggiore dopo aver raggiunto il 7° posto in Superstock 1000, categoria nella quale ha corso nel 2018 con la BMW dell'Altea Racing Team. Andiamo avanti con il basket. Domenica alle ore 18 avverrà lo scontro diretto tra Rechico Faenza e Tigers Cesena, prima e seconda forza del campionato di Serie B, girone B, che saranno faccia a faccia. Sicuramente fuori casa sarà molto più dura, vogliamo riuscire ad agganciarli e dare continuità comunque a una serie di vittorie che ci ha permesso di stare in cima e perché non acchiappare Cesena in questo derby. Faenza è una squadra imprevedibile, che ha tantissimi punti nelle mani, ha dei giocatori chiave che sono un lusso per la categoria, quindi sicuramente temiamo la loro duttilità e pericolosità soprattutto negli esterni. Chi vince questo derby fa un passo avanti decisivo verso la conquista delle finali di Coppa Italia? Decisivo no.
no, e comunque valgono comunque 2 punti. Sicuramente se dovesse vincere Faenza ci metterebbe a 4 punti di distacco, che sono un buon vantaggio, ma diciamo decisivo direi di no. Ancora mancano un po' di giornate prima della Coppa Italia, quindi direi è un derby, deve essere un derby, ma è comunque una partita di pallacanestro che vale 2 punti. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te. E ancora a proposito di sport, sono terminati da poco i sorteggi per gli europei Under 21 e allora andiamo a collegarci per sapere le ultime news con Luca Alberto Montanari. Luca, a te. Buonasera Elisabetta, sono terminate da pochissimi minuti le operazioni di sorteggio qui al Lamborghini Factory a Sant'Agata Bolognese. Allora a Cesena era quello che interessava un po' tutti l'esito del sorteggio, la Big che giocherà a Cesena nel girone C delle fasi finali degli europei Under 21 2019 nel mese di giugno, e l'Inghilterra, quindi Inghilterra, Francia, altra grande squadra che arriverà in Romagna, Romania e Croazia. Questa è la composizione del girone C che verrà ospitato da Cesena e San Marino rispettivamente, al Dino Manuzzi e al San Marino Stadium. Si giocherà nelle giornate del 18, 21 e 24 giugno con calendario che è in definizione. Cesena che ospiterà anche l'eventuale spareggio olimpico del 27, sempre di giugno. Ripeto quindi Inghilterra e Francia che sono le due squadre chiaramente più attese, prima e seconda fascia, Romania e Croazia. Questo l'esito del sorteggio della fase finale degli europei Under 21 del giugno 2019 che si giocheranno appunto in Romagna. L'Italia ha pescato malissimo le palline sorteggiate da Andrea Pirlo, perché la squadra di Di Biagio affronterà Spagna, Polonia e Belgio nel girone A, che si svilupperà invece in Emilia, in un girone appunto veramente molto molto impegnativo per la squadra azzurra. È tutto per Cesena. Cesena era rappresentata dal sindaco Paolo Lucchi e dall'assessore allo sport Cristian Castori, presente anche il presidente di Cesena FC Augusto Patrignani assieme al direttore generale Martini, mentre per la Federcalcio Sammarinese il direttore generale Zafferani e anche il direttore generale Pacchioni. Direi che è tutto dal Lamborghini Factory, a te. Grazie a Luca Alberto Montanari, allora è tutto davvero per lo sport, andiamo a sentire le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Un nuovo peggioramento del tempo ha raggiunto la nostra regione nelle ultime ore e sta portando precipitazione a tratti intensi sui settori occidentali, colpito soprattutto l'Appennino Piacentino e Parmense. Nelle prossime ore le piogge continueranno per poi diminuire nel corso della notte. La giornata di sabato inizierà con nuvolosità diffusa nella nostra regione e precipitazioni soprattutto sull'Appennino, che poi tenderanno a interessare le pianure, ma durante la mattinata le schiarite aumenteranno dall'Emilia poi verso la Romagna. Nel corso del pomeriggio il tempo risulterà variabile, le schiarite si alterneranno a momentanei annuvolamenti con qualche precipitazione più probabile lungo l'Appennino. La ventilazione subirà un aumento soprattutto da metà mattinata e diventerà moderata di caduta dall'Appennino durante metà giornata. Questa ventilazione porterà un deciso aumento delle temperature massime, quindi avremo valori massimi che sull'Emilia centro-occidentale saranno compresi tra 10 e 13 gradi, ma sui settori dell'Emilia orientale, soprattutto sulla Romagna, picchi di 16-17 gradi non saranno da escludere, quindi temperature superiori alle medie anche di 10 gradi. Per quanto riguarda il mare, invece, si presenterà poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che sul portale tr24.it trovate tutte le news aggiornate. Appuntamento questa sera dalle ore 21 con Degni di Nota e Luca Bergamini, canale 14. Grazie per l'attenzione e buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna.
frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.